Buongiorno vlog e benvenuti in questo nuovo vlog di cucina. Siamo in Austria a fare il team shooting di Atomic, una cosa super segreta, non posso dire niente. Oggi day off e ci sarà una sfida di cucina tra me e Miguel, anche conosciuto come Miguel Porteus. Ieri sera a cena ha detto in maniera molto, come si può dire, in maniera convinta che la sua carbonara è meglio della mia. Quindi oggi ci sarà ufficialmente una gara di cucina carbonara italiana contro carbonara neozelandese. Okay, so they have half an hour starting now. Go, 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 go! Ok. Se vuoi raccontare anche vai. Non ho tempo di raccontare, sono troppo di fretta. La pressione si fa sentire. No, in realtà allora non ci sono gli ingredienti, non ci sono gli attrezzi. Questo è speck affumicato. E basta. Ci siamo, ci siamo. Sono convinto che vincerò. So che batterò un piede. Does Ian have a shot, Mike? No. Never used this before, so it's freestyle now. I don't know what this is. E non facciamo vedere tutti i passaggi, c'è anche la copia. Abbiamo uno dei giudici. Oh, on top. Crazy. Ok, I need the salt. Italia. I need the salt. È il momento di rubare degli ingredienti. Miguel! Miguel! You have the salt? Oh, you threw the pasta already. Yeah, man. Fuck, I need to get more. Yeah, come on. Thank you. Good trade. Bye. He needs to speed up. Nessun segreto magico. Io ci sono quasi. Com'è che si dice? A mali estremi, estremi rimedi. Doppia pentola per cuocere la pasta perché sennò qua non cuoce mai più. Non so se sono più in ansia per la sfida o per il fatto che devo assaggiare la loro pasta. Questo è preoccupante. I'm on the goods right here. Perché il segreto del buon chef è avere la cucina pulita, come insegna il maestro Antonino Cannavacciuolo. Saremmo anche pronti se la pasta fosse cotta. Sì, bene. Ci siamo. Ultimo minuto di gara. How are we? Bam bam! You done? Kill people! No, no, I'm not coming in.
E certo. E non è troppo che questo potrebbe crearci degli sganci. Alright, let's go fast! Ammetto che non ne vado particolarmente fiero perché è tutto troppo piccolo. Boris! Mamma, senti che odore! Yeah, they ready, they coming in. Where are we eating? It's Fabian's room. Fabian, thank you. Look at Ross. Oh, we got in there. Ah, get your smelly feet out of here. All right. Okay. Do we let Ian and Miguel leave, and then we make No, let's go. Yeah, let's go. Go away. Yeah, let's go. Go, you go away. Go outside. Come away. Cameras can stay as we. So, it was not easy. It was not easy. Yeah. It was very, very difficult. What was the criteria you took into? We didn't take into account the traditionality of it, because that was the whole principle of the cook-off. Okay. That's how the conversation started. Okay. We took in the 6 years. What one could you eat for 6 years and not get bored of? And 6 years. Whatever. And what? Flavor. Flavor, yeah. Whatever one you like overall. Yeah. Okay. That's basically, yeah. Let's go. Cut the chase because I'm hungry. Yeah, let's go one word. It was 3-2. Oh, shit. 3-2. Let's start. Which one did you? I'm sorry, Ian, but I had to go for Miguel's because of the onions and the and the garlic. You had better, nicer flavor. I'm the same. Yours is way more traditional. Yeah. Yeah, but yours is. Flavors wise, I went with Miguel as well. Right. I'm on the flavor side of that one. This goes down like water, but this is fucking good. Yeah, I like both, but I like that one better. Going to get the next contract. I grabbed this meat in it. So yeah, both were very good, both unique, but the lasting flavor of the meat. Yeah. Did it for me. Champion! Congrats! He reigns supreme. He reigns. But yours is fucking good as yours. Grazie nonna per avermi sempre insegnato i trucchi. Me ne torno a casa con una vittoria molto importante per me e per la mia nazione. L'Italia batte la Nuova Zelanda 3-2. Sì. 3-2 al gioco della carbonara. Un feedback da chi ha visto entrambi gli chef all'opera. Ciao ragazzi, io ho visto entrambe le scene. Niente, dirò che l'Italia ha vinto perché non so perché, non ho visto come Ian ha cucinato, però Miguel aveva una, lo faceva abbastanza hardcore, un po' diversamente, però diciamo che ha piaciuto anche la pasta di Miguel, così. Sì, diciamo che, ripeto, questa è una vittoria veramente importante sia per me che per il mio paese, perché comunque dimostra che portiamo in giro la cultura del cibo. E basta. E quando ho sentito che lui ci ha messo dentro sia l'aglio che la cipolla, ho sentito la vittoria già in tasca. Non conoscendo i gusti degli altri, dei giudici, diciamo, per un attimo veramente ho avuto paura che potesse vincere Miguel. Grazie per aver guardato. Al prossimo video di cucina.